Sala gremita e presenze istituzionali importantissime qui a Pescara, al Centro Aurum, per gli stati generali di Forza Italia. Forza Italia punta in qualche modo a frenare l'emorragia di voti verso la Lega e tenta un recupero sul campo, sui diversi campi di battaglia in Italia. Tra l'altro in Abruzzo si voterà quanto prima, non si sa ancora se in autunno o a primavera, e comunque Forza Italia ha lanciato un duplice obiettivo: quello di rilanciare l'azione politica del partito e quella di guardare con la massima attenzione alle elezioni regionali d'Abruzzo, ma senza nessuna pregiudiziale. Siamo forti, siamo presenti, siamo tanti. Penso e sono convinto che oggi stiamo testimoniando e dimostrando che c'è un grande fermento, una grande passione tra i nostri amministratori che si impegnano tutti i giorni in Abruzzo a fare la loro parte. Noi pensiamo di avere il candidato giusto, non ne dobbiamo parlare oggi, ne parleremo dalla prossima settimana, ci confronteremo con i nostri alleati, il fattore, il valore dell'unità della coalizione è fondamentale, vogliamo vincere le elezioni, quindi dobbiamo essere uniti, proporremo il nostro candidato, ci confronteremo con i nostri alleati, con i candidati che avranno anche loro, alla fine dovremo far sintesi. Stiamo riattivando in tutto il territorio il partito per smentire i profeti di disgrazia che parlano di una Forza Italia in difficoltà. Forza Italia ha territorio, presenze, amministratori, radicamento. Si voterà in Trentino Alto Adige, le provinciali e regionali, si voterà in Basilicata e si voterà in Abruzzo, dove il ritardo del Parlamento nel sancire la evidente incompatibilità del Presidente non è che eluderà le elezioni, non sappiamo il giorno. Sappiamo che è imminente il rinnovo del Consiglio e della Presidenza regionale dell'Abruzzo e noi ci prepariamo anche con questo incontro all'appuntamento elettorale abruzzese. Il Presidente D'Alfonso punta a votare a primavera però. Ma guardi, il Presidente D'Alfonso, io per carità lo rispetto, eletto legittimamente a suo tempo Presidente, eletto legittimamente Senatore, non è che può piegare le ragioni del diritto. Prima si vota, meglio è, per evitare una situazione che è illegittima. Io credo che anche D'Alfonso dovrebbe con il buon senso dire prima si vota, meglio è. Fabrizio Di Stefano, anche lei è qui agli Stati Generali di Forza Italia, ma lei appartiene ancora a Forza Italia o no? Ma se sono qua, dove trovo tanti amici, ho trovato l'amica Bernini, il senatore Gasparri. Questa è una domanda capziosa e evidentemente qualcuno vorrebbe che non ci fossi. Io non solo ci sono qui, ma ci sono soprattutto politicamente in Abruzzo. Bisognerà cercare di capire, e qualche amico dovrebbe capirlo, che il vero avversario è a sinistra, che il centrodestra non deve cercare i nemici in casa propria solo per appagare ambizioni personali. Speriamo che queste riunioni servano per chiarire idee e magari anche i nostri consiglieri regionali a far capire ad Alfonso che non si possono più fare consigli regionali, che sono illegittimi.